Buongiorno, siamo qui con l'assessore La Galla all'istruzione della Regione Sicilia e chiediamo all'assessore innanzitutto come sta andando il piano estate, se gli studenti hanno risposto a questo progetto ministeriale e appunto come procede questa attività che di recupero anche di socialità dopo un anno e mezzo di Covid che ha in qualche modo funestato le attività didattiche. La Regione Siciliana è intervenuta a sostegno delle azioni di governo nazionale già durante la fase di pandemia e di lockdown e grazie a un monitoraggio sanitario esteso ed importante è riuscita a tenere aperte le scuole più di qualunque altra regione italiana e di questo siamo molto fieri ed orgogliosi. Al di là di questo abbiamo ritenuto oggi che essendosi presentate al bando ministeriale per il tempo d'estate e il recupero degli apprendimenti e poco più di 300 scuole siciliane ed avendo il Ministero potuto finanziarne solo una quota, la quota restante è stata finanziata dalla Regione Siciliana attraverso l'assessorato all'istruzione e alla formazione professionale. Impegneremo circa 2 milioni e mezzo aggiuntivi che sono destinati a soddisfare le richieste di quegli istituti che per l'esaurimento delle risorse nazionali avrebbero corso il rischio di vedere delusa la propria aspettativa. Assessore, una domanda che riguarda la difficoltà della Sicilia sul fronte del mantenimento degli studenti, soprattutto durante l'attività scolastica superiore. Moltissimi studenti con punte superiori al 30% in alcuni territori lasciano la scuola prima del tempo. Ci può dare, indicare alcuni dei provvedimenti che anche a seguito di soliti accordi, e conosco, è stato fatto un accordo ultimamente anche con il Tribunale dei Minori su questo fronte, creare un argine, per dare finalmente una svolta in positivo su questo problema. I dati continuano a rimanere allarmanti, siamo passati da un 24,5% degli anni 18-19 ad un 22% circa dell'anno 19-20, con punte che in particolare caratterizzano la dispersione scolastica nel passaggio tra la scuola media e la scuola superiore. Abbiamo, a parte tutte le attività di potenziamento, del sostegno sociale attraverso gli istituti previsti dalla normativa e attinenti agli enti locali e all'assessorato alla famiglia e alle politiche sociali, l'assessorato all'istruzione sta intervenendo con più obiettivi. Il primo, potenziamento della scuola 0-6 anni e anticipazione del momento della scolarizzazione. Secondo, un intervento straordinario sulla povertà educativa, di contrasto alla povertà educativa, che partirà a gennaio 22 e che vede circa 30 milioni di impegno per riqualificazione degli ambienti, perché è importante soprattutto per gli ambienti socializzanti, ma anche un potenziamento del tempo pieno e un sostegno al servizio di mensa.